Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi parliamo di Fire TV Stick e parliamo di come poter spegnere il nostro prodotto. Esistono fondamentalmente tre metodologie, la prima e la terza sono abbastanza similari. Allora, partiamo subito con la prima. La prima è staccare fisicamente la presa di corrente. Questo è un metodo molto drastico, però quando andate via per lunghi periodi di tempo da casa, sicuramente è la migliore. Anche perché se non avete degli accessori predisposti a salvare i vostri elettrodomestici, in caso di temporali, potrebbero farvi saltare parecchi prodotti in casa. Quindi, staccando fisicamente la presa, la Fire Stick non alimentata naturalmente non funzionerà. Passiamo ora al secondo metodo. Come dicevamo inizio video, la Fire Stick non ha la possibilità di essere spenta o messa in stand-by direttamente con un tasto fisico. C'è la possibilità di poterlo fare attraverso il menu impostazioni e quindi andiamo a vedere come fare. Siamo nell'home page della Fire TV Stick, ci spostiamo sulle impostazioni, la mia Fire Stick in basso sulla sinistra, ci clicchiamo e adesso scendendo troviamo la voce stand-by. Cliccando qui attiveremo lo standby della Fire Stick e per poterlo riattivare basterà semplicemente schiacciare di nuovo il tasto centrale. Il terzo ed ultimo metodo è utilizzare una presa smart. Questa farà la stessa identica funzione dello staccare la presa di corrente, ma abbiamo il vantaggio di avere una presa smart che ci permette anche da remoto di poter staccare l'alimentazione alla nostra Fire Stick, perché magari siamo usciti e ci siamo dimenticati di togliere l'alimentazione. E in più abbiamo anche il vantaggio di poterla programmare, quindi se io so che domani mattina parto potrei dimenticarmi di staccare la Fire Stick, posso andare a effettuare una programmazione dalla app o direttamente dalla nostra assistente vocale dicendo che quella presa si dovrà staccare alle 8 del mattino e se so quando ritornerò potrò addirittura programmare nel momento in cui rientro, magari un'oretta prima, riattaccare la presa in modo tale che quando torno ho già tutto sistemato. Queste erano tre metodologie per poter staccare l'alimentazione o comunque mettere in stand-by la nostra Fire TV Stick. Quindi ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!